legge, ma lo dico io che dovrei fare. Allora, Germano Crocco, coordinatore del Palio, col pizzetto anarchico, insurrezionalista. Allora, Germano, a che punto siamo? Con l'organizzazione del Palio? Certo, già, con gli anarchici no. No, l'organizzazione è già a buon punto. Stiamo cercando plotoni, E ora vediamo di farne. No, devi fare opera di convincimento attraverso il blog, attraverso i giovani che tu conosci, va bene, tutti quelli. Vabbè, ma avete questo Belli, Alex Belli. Ma Alex Belli non mi interessa, anche perché Alex Belli fa il conte Ruggero, noi stiamo cercando le truppe di Ruggero. Le truppe di Ruggero. Ho capito, quindi praticamente dobbiamo cercare plotoni. Ma come va l'organizzazione? L'organizzazione va bene. A giorni provvederemo, inizieremo con le visite dei veterinari, quindi le visite dei cavalli. E poi stileremo il calendario per le selezioni. E le prove dei cavalieri, che sono molto seguite a Piazza Armerina? Se le faremo non appena ci sarà l'assicurazione, quindi penso la prossima settimana faremo tutto. Ma niente mi dici, però. Polemiche, il Palio polemiche, è come Sanremo, no? Dai, cioè, sono polemiche, non facciamo niente. Cioè, scusami, il Palio è come Sanremo, ci vogliono le polemiche, se no non ci diverti. Noi invece ci dobbiamo sentire a settembre. Per il momento ci passiamo il Palio. A settembre partiranno le polemiche. Però non è bello, ora è bello, dice polemiche, cose. Non ce ne sono queste. Se no il Palio non riesce, cioè più polemiche. Dobbiamo fare un buon Palio. Sì, io ma spero più polemiche che ci sono, è meglio riesce il Palio. No, polemiche, nulla. Che è la Grandama? La Grandama non si sa, la Grandama andrà a bando. Ma come se le dova? No, non è vero, queste sono cose che hai scritto tu, no, completamente. Si sa che il conte Ruggero è Alex Belli, la Grandama è messa a bando così come tutte le altre figure del Palio. Ok, ma questi consiglieri come mai non fanno nulla per il Palio? Cioè... Non lo so, hanno fatto già un regolamento, quindi fatto tanto. E com'è questo regolamento? Com'è? Guarda, il regolamento ci vuole, anche perché il regolamento... No, vabbè, che ci vuole lo sappiamo, com'è, bello o brutto? Cioè, ti ho fatto una domanda, regolamento, certo, si potrebbe migliorare. Risposta democristiana, www.questione.it. Vabbè, facciamo le truppe allora. Quindi tutto a posto, niente polemiche, niente anche polemica, non ce ne sono polemiche. Cioè, ragazzi, la polemica è il sale della crescita, perché c'è, capisci? Cioè, se una cosa diventa tipo democristiana, vogliamoci bene. Noi invece vogliamoci bene, qualcuno seriamente. Facciamo. Vieni qua. No, facciamo c'è un consigliere comunale dietro che non si fa vedere. E allora che mi dice il regolamento del consiglio comunale? Come posso parlare male del regolamento del consiglio comunale quando sei un consigliere comunale? Vabbè, la prossima volta... Noi a settembre invece io mi auspico veramente che iniziamo a parlare seriamente di Palio. Però questo dobbiamo Mi devi scusare, tu sei il coordinatore del Palio. Sono il coordinatore del Palio. Siamo al 20 luglio e mi dici settembre si inizia a parlare seriamente del Palio. Sì, certo. Anche perché dobbiamo sempre migliorarci, edizione per edizione. Ciao.